Piccolo batuffolo di cotone, le sghede. Vabbè, allora vi devo regalare. Allora, vi devo raccontare una cosa. Grazie a Kiragao. È da circa una settimana che c'è un tizio che mi contatta su Instagram regolarmente. Vi leggerò tutta la conversazione. Vabbè, un attimo di corrispondenza privata. Non dico Ah, nome. ok. Si può dire, se no, si può fare. Penso di... Non vi dico niente, ok? Semplicemente vi racconto che cazzo mi... Ma si può condividere senza il nome? Dovrebbe andare Penso di bene. sì. Magari se proprio puoi un attimo parafrasare. Sì, no, leggila comunque, che è allucinante. Allora, mi scrive: ciao, posso chiedere una cosa senza punto interrogativo, eh? Non lo cago. Passa qualche ora, diciamo, ma mi contatta alle 2 di notte e mi riscrive alle 6 del Normale, più pomeriggio che altro. circa. Mi fa: ciao, posso? Senza punto interrogativo, ciao, posso? E io: sentiamo, che orologio hai? E faccio: perché? Non Sono hai appassionato. dimenticato Per di ora. dire che ti ha Ah videochiamato. sì, mi ha videochiamato in mezzo a questa conversazione. Sono appassionato. Non lo cavo. Venerdì, ciao. E io: sempre l'orologio? Sì. Ho uno sgrotolo 900, gli ho detto. E ho detto: così capirà, grazie a Giustep, così capirà che lo piglio per il culo. E lui: posso vedere? Senza punti interrogativi. Sì, senza punti interrogativi. Ce l'ha mio cugino ora. Cosa Come cosa indossi? indossi? Ma tipo Cioè, de smetto di cosa vedi? cagarlo. Ieri, ciao, non lo cago. Ieri, sempre però, un'ora dopo, 2 ore dopo. Poi, dimmi tu. E faccio: cosa? Posso vedere? E io: sta bruciando. E lui, punto interrogativo. Finalmente usa un punto interrogativo. Sì, riconosce, E io gli ho quindi. detto: tu eri quello della zuppa o dell'orologio? E lui: orologio. Ah, ok, ora non lo indosso, ce l'ho in cassaforte, lo devo prendere? Sì. Ti posso chiedere dove andranno le foto che ti invierò? A me. Perché mi chiami? E poi Videochiama. mi ha videochiamato. Perché mi chiami? Così ti spiego. Ma cosa mi deve spiegare? Non posso rispondere, sono in clinica. Scrivimi qui al volo. Che vorrei solo vedere. Ma in che senso? Cosa vuoi vedere? Orologio. Allora, a quel punto gli mando questo pezzettino qui. E lui: ti serve anche il back? Gli ho mandato una foto. No, in realtà gli ho mandato all'inizio una foto di Dark Slowbro, la carta dei Pokémon. E lui: cosa? Ti serve anche il back? E lui, punto interrogativo. Io non sto capendo. Scusa, cosa vuoi vedere? Lui: l'orologio. Allora, gli ho mandato il polsino. Quadrante, mi scrive. Quando te l'avrò inviato, sparirai per sempre? Ok. No, no, non è una domanda. Oh, no, è una domanda, non una richiesta. Non voglio perderti. Lui manda un cuore. No, non sparisco. Un mio caro amico mi ha raccontato che ci sono dei feticisti dei polsi. Non lo sei, vero? No, sono appassionato di orologi. Dimmi, per favore. E qui finisce la conversazione. Ma gli mandi sto cazzo? Io perché non glielo vuoi Non mandare glielo voglio l'orologio? mandare Ma l'orologio. per Per principio. principio, ormai vuoi vedere quanto può andare avanti una cosa del genere. Ma poi l'hai detto 1000 volte, tra l'altro. Grazie a Damiano Boy. Cioè, se non mi sbaglio, non c'è addirittura una foto su Instagram del tuo orologio. Si scorrono un Boia, di po'. brutto, sì, In cui totale. tipo lo dicevi: me l'hanno regalato i miei amici. E vabbè, insomma, perché. Dovresti mandarlo, basta, così Ragazzi, ma a dice. me fa paura un personaggio del genere, Ma non è che gli scusa. mandi una cosa tu.